Bentornati sul canale dei Dementis, qui sono sempre Cinazon e siamo sempre qui con Pokémon Mystery Dungeon Wildfire Adventure Squad. L'ultima volta abbiamo maledetto un Beedrill per tutto quello che ci ha fatto di male e adesso io spero tra l'altro che me l'abbia salvata la cosa precedente. Team Dementi, vediamo se abbiamo Beedrill. Sì, ok, mi ha parlato del Pokémon Stack che era l'ultima cosa. Oh no, ci sta parlando delle Monster Houses. Oh no, queste cose saranno veramente terrificanti. Alla prima vista saranno una cosa, una stanza normalissima con niente dentro. Ma quella stanza è in realtà coperta di trappole. E se procedi troppo nella stanza, un sacco di Pokémon appariranno dal nulla e verrai attaccato. Oh, Fable, in realtà ho una sorpresa per te nei comandi, quindi rimani un attimo a guardare senza lurcare. Fable, può essere spaventoso se vedi una cosa del genere. Sì, è quel mystery della Wii di cui hanno fatto le traduzioni, appunto, i fan, perché non è mai stato rilasciato fuori dal Giappone. Può essere spaventoso vedere una cosa del genere che ti arriva addosso. Ma immagino che tutto questo sarà solo un altro passo nella crescita della Adventure Squad. Assolutamente, Slowking. No, in realtà volevo vedere se c'era Beedrill. No, sbagliato. No! No. Va bene. Allora, rivediamo le nostre... Ah, non abbiamo missioni. Ottimo. Allora, dobbiamo prendere delle missioni. C'è... Oh, mamma mia. C'è un nuovo dungeon, Sunset Crag. Il problema è che noi abbiamo avuto troppi problemi già con i cosi. Già con queste... non sei uno spammone e invece... ma guarda te. Che spammone questo Fable. E quindi, appunto, abbiamo già avuto un sacco di problemi con i Cheery Field. Soprattutto a causa di un Beedrill che si era infilato... Non c'è il comando per Taking Nick. Sei nel canale, tu. Farò un comando King Nick che rimanda ad una delle tue playlist sul canale YouTube, va bene. E... quindi, appunto, abbiamo avuto tanti problemi già con i Cheery Field a causa di un Beedrill che si era infilato nell'acqua e quindi non lo potevamo raggiungere, perché ovviamente i Beedrill volano e non hanno programmato il gioco in modo che non volino quando li devi... soccorrere. Quindi io direi di riprendere in realtà. Anzi, vogliamo fare gli sboroni e andare nel dungeon pesante, o diciamo no, va bene, non siamo capaci e andiamo sul dungeon di prima. Ditemelo voi. Questo Beedrill alla fine l'abbiamo preso semplicemente aspettando che lui tornasse verso di noi, perché ho dovuto aspettare che la sua intelligenza artificiale, che letteralmente lo fa muovere a caso, dicesse: ah, ok, mi muovo a caso dall'acqua in mezzo a questo corridoio sopra all'acqua e poi di nuovo nella stanza. È stata una cosa terrificante. E infatti lo abbiamo soprannominato Straw, quel Beedrill, perché la ricompensa della missione è stata che lui si è unito al nostro team. Per cosa starà quello Straw? E niente, questo secondo te mi fa capire che devo andare a prendere le cose difficili. Ok, siamo pronti per una live in cui moriremo e basta. Perché, veramente, l'altra volta abbiamo fatto tantissima fatica. Cioè, non solo per la missione di Beedrill, quella è stata la ciliegina sulla torta. Ma abbiamo fatto proprio tanta fatica in quel dungeon che aveva delle missioni di rango D. E queste sono di rango C, B e A. Tra l'altro non so perché sono così... difficili. Oh no, perché questo... No, non devo... Oddio. Ecco, volete vedere le... Esatto, è chiaramente Stroll. Volete vedere le più grandi... cioè, le peggiori missioni di Mystery Dungeon? Perfetto, ne abbiamo presa una. Ed è quella che va più in là. Tra l'altro io però non voglio Nincada nel mio team, in realtà. Andiamo a prendere Membro. Che telefono magari, se non fai così è meglio. Nincada non ci serve. Membro invece è
la nostra carissima Lightning sotto mentite spoglie. Edit party, andiamo a prendere membro che è un Baniri, che è stato veramente discriminato con questo bellissimo nome. Cosa vuoi clippare? Cosa ho detto di così incredibile? Il nome membro se l'ha scelto Lightning e ho le prove, quindi non posso dire, cioè non potete dire ah ma ti clippo e dico che perché ho detto che Lightning è un membro. Quindi depositiamo i soldi perché almeno non li perdiamo e vediamo di depositare anche qualche oggetto. Allora, questo lo depositiamo, perché le MT possono sempre fare comodo. Gold Gummy le depositiamo, perché per ora la fame non è un grandissimo problema. Special Band, Max Special Band, in realtà depositiamolo per ora. Gli Elisir ci possono servire, questo ci può servire per non morire. Le mele si tengono. No, in realtà ci teniamo anche questa. Questa la depositiamo di nuovo. E oh, giusto, un plain seed. Vabbè, ce lo portiamo giusto per sfizio. E va bene, due mele ci bastano. Ok, perfetto, tanto c'è spazio nel coso. Ma tanto moriremo, quindi non è che mi debba. Questo Tauros non l'avevo visto l'altro giorno. È una tecnica che si passa da queste parti, il Pokémon Stack. Tanti Pokémon intorno a noi possono fare il Pokémon Stack. Quindi puoi incontrare dei Pokémon nemici che lo possono fare. Incredibile, cioè sono riusciti a dargli quella intelligenza artificiale, ma un Beedrill si è comunque fermato sull'acqua. Bene, andiamo verso la nostra morte. Ciao Mantovano arrabbiato, ciao! Il nostro cliente Larvitar si è unito al team. Non voglio provare il Pokémon Stack adesso in realtà, quindi vi spiego cosa dovremmo fare con il nostro amico Larvitar, di cui ci fa vedere il livello, no? Ah, sì, invece. Oh, è livello 10! Incredibile, è già una cosa... È già meglio di tutte le missioni mai fatte in tutti gli altri Mystery Dungeon. No, Larvitar... No, perché? Ma proprio un Larvitar dovevano darci, come cliente. Aki, grazie per il follow! Allora... noi intanto qui attacchiamo questo Bagon. Grazie Larvitar per aver fatto questo bellissimo Sandstorm che non ci darà assolutamente noia. Oh mio Dio, siamo già morti praticamente, lo sapete, vero? Siamo veramente già morti. Ok, meno male che questo bellissimo Doduo non ci ha attaccato un'altra volta. Se magari non sbaglio 77 volte i tasti è anche un po' meglio. Ottimo. E ora, grazie a questo brutto stronzo di un Larvitar, a cui sicuramente non posso cambiare le mosse. No, infatti, perché non è un membro del mio team vero. No, questa è il Pokémon. L'avevo scambiato per le scale. No, non voglio fare il Pokémon Stack. Questo Larvitar ha usato Sandstorm, che ci fa 3 danni. E ne fa più di quanti li recuperiamo prima che noi possiamo riprenderli. Quindi grazie Larvitar, soprattutto per aver rallentato in maniera incredibile tutto il dungeon, ma soprattutto perché adesso noi abbiamo veramente un counter sulla nostra testa di turni che possiamo ancora vivere. Siamo... Oh no, non siamo morti, incredibile, quel Bagon non ci ha ucciso. Oh, le scale. Il problema è che tanto adesso Larvitar alla primissima occasione rifarà il suo carissimo Sandstorm, quindi... Ah, ma tanto ora questo Execute ci uccide. Guardate come si uccide adesso questo Execute. Executor. Oh no, meno male che avevo... che ho l'abilità con Torchic. Larvitar non ti azzardare a fare Terra Impesta. Non ti azzardare, non ci provare. Le scale, ottimo. Siamo già tornati alle scale, è incredibile. Ok, questo gli tiriamo un bellissimo
Esatto, se... faceva finta di essere parte del team. Non è male Executor in realtà come Pokémon, quindi se volesse, però in realtà abbiamo già quattro membri del team qui. E incredibilmente ancora Vaniri non è morto. Era una costante degli episodi precedenti che Vaniri è sempre morto, tipo nel primo piano, anche nella prima stanza a volte. Oh no! Vabbè, Venonat mi fa meno paura di altri Pokémon. Però non l'ho shottato. No! Sono confuso, no. Ah, sono... tra l'altro sono staccati, ecco perché non l'ho ucciso. Ecco perché non l'ho ucciso. Non la chiamare, però vabbè, in realtà preferisco che muoia Vaniri rispetto a me. E soprattutto preferirei colpire con i miei oggetti. Solo 10 questi cosi. Ecco, Bagon ovviamente l'ha preso lui. Ok, finalmente sei morto. Ma veramente ancora non mi è passata la confusione. Porca troia. Ecco, mi sta facendo troppi Leer. Oh mio Dio. Oh, meno male, non sono più confuso. Sarebbe stata veramente la fine. King Nick, perché non stai facendo nulla? Attaccalo. Attaccalo. Hai le mosse per farlo. King Nick, ti butto fuori dal canale. Attaccalo. E non è possibile che continui a mancare con i miei cosi. Con i miei Geopebble. Anche loro sono staccati, ma dai. Troppi vogliono usare questa meccanica. Bravissimo, questo è stato veramente una bella cosa, King Nick. Bravo. Questa mi è piaciuta. Allora, a te ti facciamo un bellissimo braciere, che non fa mai male. Oh, bene, King Nick livello 12. Ci si può fare, ci si può fare, dai, mi sento fiducioso. Ah, tra l'altro, in realtà, per queste situazioni qui... e chi viene dalla chat di Ainot, ovvero nessuno in questo momento nelle mie live lo può sapere, ho fatto il comando fatta. Quindi se fate punto esclamativo fatta, potete contare le volte in cui io me la sono tirata. Quindi se adesso che ho detto ok, me la sento bene e muoio tipo nella prossima stanza, potete usare il comando fatta. Esattamente. Ovviamente finché non saremo ad un numero decente rimarrà il esima con seconda, quindi... Ah, Doduo vuole unirsi al mio team. Ottimo, va bene. Diamo un nome a Doduo, amici in chat. No, non ho voglia di dargli un nome in realtà. Quindi Doduo ha joinato il team Dementis e lo manderemo subito al villaggio. Vai al villaggio, Doduo. Vattene. Ok, abbiamo esplorato tutto questo piano. E l'Arvitar non ha fatto Terra in Pest. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Siamo morti. No, siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Allora, con Braciere lo uccido. Se lo colpisco, se non fallisco. Ok. Ok. Bravissimo King Nick. Bravissimo King Nick. Fortissimo. Ora vieni però. Vieni qua, vieni qua. Quello è addormentato. No! No! Maledetto bastardo di un Larvitar. Ok. Ok, membro a livello 12. È incredibile che membro sia secondesima. Sì, è bellissimo. È un miracolo che membro sia allo stesso livello di King Nick. Muori Venonat, ti prego. Ok, Venonat è morto, è mortissimo. Stanza. Piano successivo. Perché l'Arvitar devi farmi queste cose? Perché? Oh mio Dio, l'Arvitar.
Quello è lo stack, mi servono le scale. Venon ha maledetto. No! Niente. Ah, ho sbagliato a muovermi, però veramente era improponibile. Questa missione con l'Arvitar non la cavo. La devo cavare. Mi dispiace, ma non ho speranze di farla. Perché devo resistere in quel modo con lui che mi fa terra in pesta ogni 3x2 o fino al 13° piano. No, no, no. Normalmente, in realtà, la cosa balorda di queste missioni dove devi portare un Pokémon fino ad un piano è che questi Pokémon te li danno a livello 1. No, ho sbagliato, non voglio fare questo. Te li danno a livello 1. E dandoteli a livello 1, quindi, sono fragili quanto un mago nella 3.5 al primo livello. Quindi gli soffi contro e muoiono. Ecco. Posso... Sì, sospendi. Posso eliminarlo? No. Non posso eliminarlo? Ok, va bene. Rimarrà lì. Non c'è un problema. Finché non possiamo farlo, rimarrà lì. Guardiamo se ci sono delle nuove missioni belle oggi. Ok, beh, almeno queste sono sia al 14° al 7° piano, però non abbiamo un bastardo che ci vuole uccidere nella nostra squadra. Visto. Ora abbiamo tutte queste missioni. Abbiamo un sacco di missioni adesso. Al piano 7. No, non sospenderla questa. Questa abbiamo detto che non la vogliamo fare. No. E Pokémon perso, questa non sappiamo in realtà in che piano sarà. Quindi sarà molto divertente. Allora. Però adesso possiamo... Vediamo se nello shop c'è qualcosa. Perché 800 soldi da parte ce li abbiamo. Persing Band, Sky... no, i reva... Ah, ok, è un 500. Avevo letto 5000. Ponita sta cavalcando tutto contento. Allora, abbiamo un Reviver Seed, costa 500. Io lo compro. Lo metto nel box, però lo compro. No, ho sbagliato. No. Withdraw. 500. Ok. Via. E prendiamo il Reviver Seed. Non lo usiamo adesso, perché usarlo nel terzo dungeon non è proprio la cosa più bella. Lo mettiamo nello storage e un giorno ci servirà, ne sono sicuro. Ok. Soprattutto se ci... Oh, ciao Politoed. Va bene. Soprattutto se in questo gioco, non lo so se ci sono, ci saranno i dungeon da 100 piani. Non so se ci sono. Però effettivamente con quanto questo gioco è bastardo, e fino ad adesso con la difficoltà che abbiamo trovato. Sì, andiamo. E adesso abbiamo trovato tantissima difficoltà. Uno di livello 100, veramente non ho idea di come possiamo fare. Allora. Oh no. Dovete ricordarmi di non correre nei corridoi. Siamo tornati alle medie. Va bene, bravo Venonat, hai fatto le cose meno pericolose che tu potessi fare. Venonat vuole... Oh, va bene. Puoi andare tranquillamente nella panchina. Non gli volevo dare un nome. Quindi Don. Is Venonat ok? Sì. Allora. Ah, giusto, non ho più il coso, quindi... Abbiamo una light box. Non so come si aprono in questo gioco le box. Facciamo lo stack. No! Paniri, quanti danni hai preso? Aia. Benissimo, sono bravissimo. Posso colpirlo mentre è lì dentro lui? Spero di sì. Ok, sì, lo posso colpire. Benissimo. La trappola ha funzionato, era assolutamente volontaria la cosa. Chi è che si è... Perché Baniri si allontana? Perché ha spaventato. Ha preso troppi danni e quindi si è spaventato e quindi è andato via.
Sono anche confuso. Ok, va bene, allora attacchiamo gli Executor. Al massimo se la vedrà il nostro nuovo amico Venonat. Bravissimo! Questa mi è piaciuta. Però adesso potrei ucciderti, perché ho due possibilità su sei di colpire un Executor. E ovviamente ha attaccato Venonat! Ci credo. Come credere? No, perché ti sei mosso di là? Vai di qua, bravo. Bravissimo. Perché ti muovi veramente da stronzo? Io lo capisco che non mi devi volere bene, gioco, ma così tanto male è difficile. Mi vuoi non far più confondere? Oh. Allora, Baniri è da solo e stranamente ancora non l'ho ucciso nessuno. E già questo è veramente un miracolo. Brace. Ok. Non andate... Oh, ho visto. Qualcuno è andato ad uccidere Baniri. Ne ero sicuro che sarebbe successo. Questo cos'è? Stun Seed. Ok. Lo potremo lanciare la prossima volta che ci troviamo nei guai. Oranberry ci sarà utilissima. E dei Bagon staccati uno sopra l'altro. 22 danni. Ok, però l'abbiamo paralizzato. No, non li voglio dividere in realtà. Adesso sono paralizzati. Cerchiamo di ucciderli, prima di tutto. Supersonic anche confuso. Devo rimettergli un attimo in realtà delle mosse decenti. Delle mosse un pochino più ragionate a Venonat. Ancora non è morto, wow. Fortissimi questi Bagon. Vabbè, sono Bagon, quindi è logico aspettarselo. Bagon, stai qui a farti uccidere. Maremma. Bravissimo. Fatti uccidere, ho detto. Sei morto? Sì. Venonat livello 10. Bravissimo. Allora. Voglio avvicinarmi? Ne sono sicuro? Non credo. Però ci tocca. Ok, ha attaccato il suo amico. Lo sta accusando di tradimento. No! Niente punti esperienza. Bruciature sempre quando è peggio averle. Allora, vediamo. No, non posso andare sopra lui. Ok, Membro mi può salire sopra. Però in realtà preferirei salire sopra King Nick. Vai. No. Ah, solo... Oh, che brutta cosa. Vabbè, proviamo a fare la combo. Baniri e Membro. Baniri e Torchic. Ok. Non ne è servito. Andiamo avanti. Lo sapevo che avresti fatto quella cosa. No, vabbè. Membro niente, in realtà. Solo Braciere, perché basta e avanza. Un'altra box. Ok, lì c'è un altro stack. Va bene. Non devo correre nei corridoi, però, insomma, andare sempre a due di velocità è un po' tragica. Là. Appunto, l'avevo detto che non dovevo correre. Torchic, di qua. Facciamo numero. Queste sono le lotte uno sopra l'altro in piscina, in realtà. Mamma mia, che potenza. Mi sto sentendo molto meglio in realtà in questo dungeon che nel precedente. Almeno non penso di morire tutte le volte che vedo qualcosa. Cioè, in realtà mi faceva paura addirittura di più il primo dungeon, dato che aveva quei bellissimi Nidoran femmina con veleno punto. Mamma mia, fantastico. In realtà, guarda, lo stack non è male. Non è... Pensavo molto peggio come meccanica. Invece non è male. Ah, poi si è mantenuta per le scale. Oh, il fatto che si sia mantenuta per le scale è veramente una cosa bella. E penso sia la cosa più bella di questo gioco, il fatto che si sia mantenuta per le scale. Oh, ho finito i braccieri, va bene. Bravissimo, King Nick, il colpo di grazia. Andiamo.
Patch a Scar. Quella che previene completamente il veleno. Ottimo. Do duo, vieni, vieni. Vieni a fare quattro chiacchiere. Bravissimo. Bravissimi. Ok, il primo è a livello. È al piano 7, quindi ancora. Prendiamo questo seme. E Violent Seed. Oh. Broken come cosa. E qui c'è il buio. Wow, non sono sicuro che mi piaccia come cosa. Va bene, però intanto abbiamo già trovato le scale. Continuiamo, continuiamo. An apple. Questi li disintegriamo con la nostra combinazione. È un peccato che Lightning non ci sia in questo momento in chat per vedere la grande combinazione figuramente la, e, sì, e finalmente la bella figura che sta facendo con Baniri. Oh no, non gli abbiamo fatto minimamente qua. Comincia la caccia al Doduo e Ekans. Dai! No! Sono riusciti a farmi cadere in trappola. Graffio, botta. Oh, si sono staccati. Ok, graffio. Ah no, siamo. Ah no, ok, sì, noi siamo ancora. Loro sono staccati. Livello 13, siamo a meno 3 dall'evoluzione, credo. Perché dovrebbe essere così. Ok, e tu, vabbè, non credo che tu abbia così tanti punti salute in realtà adesso. Ce li avevi. Ce ne avevi più di quanti pensassi. Va bene, va bene. Venonat livello 11. Sì, beh, Lightning credo che possa avere abbastanza equilibrio da fare queste cose. Allora, direi che eliminiamo questo, assolutamente. Foresight proprio non mi interessa minimamente. Confusione. Venonat. Tra l'altro ha già fatto due livelli, bravissimo. Ok. Non sei in linea, bastardo. Se faccio così, però adesso sei in linea. No, ho sbagliato tutto nella vita. Questo corridoio. Ah, era abbastanza lungo per fare quello che volevo. Anche questo, però. Colpiamoli alle spalle. Con una bellissima. Spina d'acciaio, sì, d'acciaio, di argento. 14, ancora non sono morti. Anzi, si sono riavvicinati. Si sono curati. Ah, ovviamente. E invece, boh, non lo so perché si sono riavvicinati. Non, mi sembrava che la paura dovesse passare in questo modo. Ottimo. Ci hanno risparmiato tanti problemi. Arabacca arancia. Saranno di qua sicuro le scale. Ne sono sicuro. Ok, tu vuoi assolutamente. Stavo dicendo un bastone nel muso, ma in realtà l'hai semplicemente preso. Ok. Un altro Ekans più Doduo. Non l'ha. Non hanno subito il secondo colpo, quindi adesso non scapperanno. Moriranno e basta. Guarda, guarda che muoiono. Grande. Queste sono le grandi tattiche di squadra. Non uccidere un avversario così non si spaventa e non scappa. Prendiamo un altro Venonat. Uno lo faremo evolvere, l'altro no. Potremmo provare a fare un Living Dex, se avremo abbastanza tempo per farlo. Sarà molto interessante, sì. Non mi fa vedere da questa schermata qui il livello subito. Non mi piace come cosa. Beh, torna al Pokémon Village, Venonat secondo. Allora, scale. Qui c'è una banda. Special Band. Ah, giusto. Vediamo se in realtà abbiamo dei cosi, degli oggetti noi nel team. No, infatti. Allora, la Special Band la diamo a King Nick, perché ha sia Morzu. Ah no, però è quarta generazione, giusto? Non è.
Non siamo in terza, c'è la differenza tra le mosse fisiche e quelle speciali. Per noi prendiamo assolutamente questo, perché non ci voglio rimanere. E ora uccidiamo questo serpente. Mamma mia! Allora, un MT aereo Lace. Aspetta, Torchic lo dovrebbe poter imparare. Mi sa che mi sto facendo film mentali. Forse con Basken lo può imparare. Torchic lo può imparare. Bellissimo. Posso farcela. Ok, cosa facciamo dimenticare a Torchic per aeroassalto? Direi Ruggito, non lo stiamo usando. Anche Focus Energy non lo stiamo usando. Forse Ruggito potrebbe avere un pochino più di utilità in realtà. Per quando siamo messi veramente male, è meglio usare Ruggito, sì. Ci può far sopravvivere. Scale. Il prossimo sarà il primo piano dove abbiamo una cosa. Dove abbiamo una missione. Spera. E qui per ora non abbiamo visto acqua. Oh, visto? Avevi. L'avevi chiamata King Nick. C'è un Ponita che corre a caso. Salviamolo. Grazie, ci vediamo dopo. No. Sì. Na na na. The Purple Gummy. Dovrebbe piacere a Venonat. È del suo stesso colore. Mentre quest'altro Venonat lo disintegriamo. Non c'è bisogno di usare aeroassalto per quello. Aeroassalto, tra l'altro, è una delle mie mosse preferite, quindi... Ovviamente... No! Porca troia puttana! Quanti danni con veleno spina, anche con un critico! Mi prego, muori. Muorici. Abbiamo una bacca arancia, vero? Dobbiamo usarla. Meno male. Ah, meno male. Ah, giusto. No, per forza non mi ha cosato. Per forza non mi ha avvelenato. Ho la banda antiveleno. Ok. Ora con calma e concentrazione. Ho sbagliato. No, non è vero. Ok. Sono indeciso. Allora, nel momento in cui mi finiranno i Venonat, i punti potenza per aeroassalto, farò userò un Max Resir. Per adesso non lo voglio usare. Dai, possiamo ucciderli. Ce la puoi fare, Venonat. Va bene essere tranquilli, ma non c'era bisogno di paralizzarlo. Uccidilo. Bravissimo. E ha preso tutta e ha preso esperienza King Nick, che è salito di livello. Bravissimo, King Nick. Non eri neanche vicino alla battaglia. Va bene, uccidilo. Uccidilo! Ce la puoi fare. Uccidilo. Bravi. Anche Manbro ha guadagnato un livello. Grandissimo. Frustrazione. Questa in questo momento è molto buona, perché in Mystery Dungeon frustrazione funziona non in base ovviamente all'amicizia, che non esiste, ma in base all'intelligenza del Pokémon. E l'intelligenza del Pokémon si ottiene mangiando le caramelle. Sì, bambini, mangiare le caramelle vi farà diventare intelligenti. Diffidate di quello che dicono i vostri genitori quando vi dicono non mangiare troppe caramelle che vi fanno male. No, le caramelle vi fanno diventare intelligenti. Ecco, Membro è appena morto. E quindi dicevo, le caramelle vi fanno diventare intelligenti. E quindi frustrazione. Membro è morto, come volevasi dimostrare. Ancora non era morto in tutto l'episodio, quindi ci stava.
E quindi l'intelligenza sostituisce l'amicizia in questi giochi e quindi frustrazione funziona meglio quando uno ha poca intelligenza, che è una cosa che potrebbe anche starci nella vita vera, ma evitiamo di fare questi discorsi. E quindi questo comporta che frustrazione su un membro che in realtà è morto adesso, quindi non ve lo potrò far vedere, avrà un danno fisso molto alto per l'early game. Perché negli altri giochi fa 45, cioè negli altri giochi, nel primo gioco. Ah, dovevo trovare questo. Va bene, perfetto. Non voglio uscire. Voglio continuare la mia avventura. Perfetto, abbiamo finito anche la seconda missione. Sta andando. Va bene, è morto membro, ma chi se ne frega. Ma a parte quello, sta andando molto meglio di quanto mi aspettassi la cosa. Andiamo alle scale. No, ha fatto protetto. Si è protetto. Andiamo alle scale. Non ha più senso provare a prendere quell'esperienza. Anche qui abbiamo una destinazione. Altri due impostori. Come si è addormentato quel Bagon sopra l'altro? Come è successo? Ciao, Nemi! Aspetta. Allora, abbiamo Nemi. Va bene, la live per ora sta proseguendo bene. Quando invece ieri l'altro mi era implosa all'ultimo, quindi la live sta andando bene. E appunto, siamo qui da una quarantina di minuti, per un'altra quarantina di minuti ci saremo. Sono contento che sei venuto a trovarmi. Allora, quindi stiamo portando un Pokémon Mystery Dungeon che non è mai uscito dal Giappone. Perché in realtà era venduto nel negozio, nell'online della Wii. E sono in realtà tre giochi che costano un terzo di un gioco originale. E io in questo momento sono in una brutta situazione. E ovviamente quindi non è mai uscito dal Giappone perché non ha ricevuto queste grandissime critiche, diciamo così. Soprattutto per la grafica, che è molto più statica. Cioè, sembrano. Come mai visto un Mystery Dungeon? Sono molto più pupazzosi, diciamo così, questi Pokémon rispetto al solito, rispetto agli altri di Mystery Dungeon. No, King Nick, non dire blasfemia. Tratta bene Nemi, se lo merita. No, un Reviver Seed non è quello che volevo. Avevo letto Reviver Seed che era molto meglio. Cosa fa un Reviser Seed, scusa? Ah, è. Perché c'è una S? Ah, no, aspetta, aspetta, aspetta. Ah, allora, fa rivivere un Pokémon. Ok. Ah, ma non mi dice cosa succede dopo che rivive. Cosa ha fatto l'automod? Perché io l'ho. Cioè, l'ho impostato. Ho messo quello che c'era già preimpostato. Cosa ha fatto l'automod? Ok. Ma non lo. Non vedo nulla, però. Ok, va bene. Per furto di identità. No, ho sbagliato. Mi sto confondendo. Ok, abbiamo. Questo. Vedi, questo Doduo non ha fatto come il Beedrill dell'altra volta. Ha detto: devo essere salvato. Mi metti in un angolino e aspetto. Non è andato per mari e monti e sopra l'acqua. Per furto d'identità. Cosa. Ok, dovrò chiedere aiuto a Fable per guardare questa cosa. Perché l'automod ha pensato che tu stessi facendo furto d'identità. Che bello. Dopo ci guarderò. Grazie, King Nick. Oh no! Medicham, non fare queste cose. Oh! Ok, Venon ha testato rivissuto e non ci sono.
Cosa è successo? Ok, quindi cosa è successo? Non era una V, era una S. Sì, ho capito. Quindi? Ah, lo coserò, lo toglierò. Quindi allora il Reviser Seed ti fa pensare di essere, salvato, ma non è vero. Quindi in realtà dopo muori dalle troppe risate. Mi sembra logico. King Nick, dobbiamo andare all'arma bianca perché questi stanno continuando a colpirci da lontano. Ho sbagliato mossa, ma va bene così in realtà, perché mi fanno paura i loro attacchi. Non sono ancora morti. Quanto sono forti. Ho sbagliato di nuovo. Ok, bravissimo King Nick. Sei veramente il perno di questa squadra in questo momento. Anche perché siamo in due. Quindi vediamo di uccidere almeno Echo. La volta che ho azzeccato una mossa da fare ha mancato. E beh, mi sembra giusto. La regola di Pokémon. Beviamoci un Elisir. Così abbiamo di nuovo Bracere e Aeroassalto, che sono le nostre mosse migliori e più fantastiche e belle. Bracere, Venonat, muorici. Perché non sei morto? No, dai, stavolta non me la sono tirata. Stavolta non avevo detto che ero sicuro di vincere. Però non mi aspettavo assolutamente che Venonat venisse shottato in quella maniera. È veramente stato tragico. È stato esploso da lontano poi con Bullet Punch, che non immaginavo colpisse da lontano. Non mi era mai successo. Probabilmente non l'avevo mai trovato tipo in nessun altro Mystery Dungeon. Ok, questo Venonat morirà. Non con queste mosse. Bene. Bracere è quello che ti meriti, Venonat. Non è morto ancora, muori! Oh. Ok. Ci siamo, va bene. Un MT. Psychic. Oh, bella questa. Non abbiamo nessuno a cui insegnarla, per adesso. Però psichico è sempre una grande mossa. Oh no, siamo troppo affamati. Mangia, mangia. Bene. Adesso non dovremo avere più problemi per il resto del dungeon, in realtà. Perché la fame comunque mi è durato tutto lo stomaco per 10 piani. Ne dobbiamo fare 4 o 5. Comunque veramente Growlithe fa tantissimi danni più di me. Gli ha fatto 3 volte i danni che ho fatto io. Va bene che anche la Special Band. Nidorina addirittura? Oh, che bello. Sono così contento di aver ritrovato il mio incubo dal primo dungeon. Evoluto tra l'altro. 30 danni. Meno male che ha mancato. Special defense. Ok, special defense per adesso non ci preoccupa. La cosa non ci preoccupa. Rifacciamogli un altro bracere. Ho capito. King Nick, pensaci tu. Vai. Tanto fai molti più danni di me, quindi King Nick, pensaci tu. Dai però, non mancarli. King Nick. Oh, bravissimo. Ti stai meritando tante cose. Dopo questo dungeon ti meriti veramente tante cose. Positive. Niente. Vicolo cieco, bellissimo. Grazie. Di nuovo, loro due, uguali a prima. King Nick, vai. Oh, mamma mia. 10 danni così. E l'hanno avvelenato. Perché ti dovevano avvelenare, King Nick? Mangiati una bacca. Anzi no, prima finiamo il combattimento. Poi ti mangi una bacca. O almeno fai un altro turno. Vediamo quanti danni ti fanno. Troppi. Troppi. Mangiati. No, mangiati la bacca arancia.
così torni in forze. E appunto, prima dobbiamo vincere questa cosa. Oh, bravissimo. Ora ti puoi curare dal veleno, perché te lo sei meritato. Bravo, visto. Quando funziona così, quando funzionano così, le cose sono sempre belle. Perché questi stack terribili? Perché? Qui dobbiamo essere in due assolutamente per sconfiggerlo. Allora, dovrebbe contare il Pokémon sotto, quindi facciamogli aeroassalto. Sì. Gli ho fatto solo 23 danni? 24 con braciere. Wow. Tantissimi di più. Ok, meno male che hanno attaccato due cose diverse. Morite. Ottimo. Oh no, siamo circondati. Oh. King Nick, ce la puoi fare a vincere? Sono sicuro, io credo in te. Nel cuore... No, non è vero. Ok, va bene. Puoi smetterla di attaccare. Ha smesso di attaccare. Dobbiamo... Non mi ricordo neanche cosa dobbiamo trovare in realtà in questo piano. Guardiamoci così magari siamo più sicuri. Mission Objectives. Ah, dobbiamo trovare un Blast Seed. Wow. Che cosa incredibile. Questo cos'è? Heal Seed. Oh, bello. Bellino. Utile. Molto utile. Oh, l'ho trovato. Ottimo. No, non voglio scappare. Non cliccare male. No, non voglio scappare. Sì, continuiamo la nostra avventura. Passiamo dalla parte... Oh, ha mancato. Visto, il fatto che la gente manchi, non manco solo io, è buono. Credo di ucciderlo anche con questo. Ottimo. Questi corridoi sono spaventosi, io lo dico, ho paura. No! Ok, solo 12 danni. Oh, va bene. Pensavo molto peggio. Queste cose di solito ti tolgono tipo metà vita. Oh, aspetta. Potrei provare a tirargli questo. Sì. Ok, ora facciamo così. No! Ah, perché solo quello sotto viene paralizzato, giusto? Ok, braciere, dovete morire. Allora, me la posso rischiare? Con braciere lo distruggo. Però, in caso viva, è la fine. Ma, dai. Non è morto? Meno male. Oddio. Questi colpi. Perché mi prendo questi rischi? Però d'altra parte uno non può non approfittare dell'abilità di Torchic. Dai. No, quello è uno stack, non è una Wonder Tile. Ok, abbiamo una missione e basta. Dobbiamo fare questo piano e un altro. Però appunto, se troviamo subito le scale... Guardale che belle che sono. Un MT. Non ha... Thunderwave. Poteva essere meglio. Però... Va bene Thunderwave. Non era al 14. Ah no, è al 14, non è al 13, giusto? Al 13 c'è quella dove dovrei portare l'Arvitar. Sì, aspetta e spera. Ingrato che fa terra in pesta e cerca di uccidermi. King Nick, tutti tuoi. No. Quanta gente c'è qui. Ho qualcosa per scappare. Allora, avrei un decoy orb, escape orb. No, non fuggiremo.
Potrei prendere questo. Sì. Vediamo cosa succede. Se divento violento. Miss. Ok, va bene. King Nick se la sta cavando bene da quella parte. Quindi direi che io mi concentro su loro. King Nick, perché ti sei girato verso di me? Stavi facendo così bene? Uccidili. Hai finito le mosse perché. Ha finito le mosse. King Nick, perché hai finito le mosse? Non si fa così. Non sono queste le cose da fare. Dovrei. Oh no, non ce n'ho più due di cosi. Ok, devo ricambiarti. Devo ricambiarti qui. IQ skills. Togli questo. E le tue mosse adesso. Così. Porca. Allora. Devo uccidere assolutamente questo coso. Benissimo. Il Violent Seed funziona bene. Growlithe, quanti punti vita hai? 8. Ok, dovrei avere un'altra bacca arancia, vero? Vero, abbiamo un'altra bacca arancia. Sì. Il problema di questo coso, di questa Wii assolutamente legittima, non è assolutamente un emulatore, è che ha i tasti del movimento veramente troppo sensibili. Non mi riesce mai fare un movimento solo. Allora, ora voi due morirete, perché non potete sopravvivere dopo quella battaglia con King Nick. Muoviti di qua. Metal Sound, mamma mia quanto lo stanno veramente massacrando. Se gli soffio contro adesso muore questo povero Growlithe. Non è vero. Sta ancora tankando in. Bello Shield, assolutamente, vieni, vieni. Lo chiameremo in maniera molto poco fantasiosa. Se mi fa. Non me lo fa. Perché non mi stai facendo? Bene, devo fare così proprio. Lo chiameremo in maniera molto poco fantasiosa. Sheldon. È proprio la. Sono assolutamente la persona più fantasiosa del mondo e. Nessuno si sarebbe mai aspettato di chiamare uno Shildon Sheldon. Sono sicuro, anzi, che da bambino lo chiamassi Sheldon. Dato che ovviamente. Non. Ovviamente chi è che da bambino si accorgeva che c'era una I lì nel mezzo? Io no, di sicuro. Ok, abbiamo raggiunto l'ultimo piano di destinazione. Questo Ekans. Vieni, 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 vieni da noi. Bravo, mettiti lì nel mezzo così le prendi da tutti. Tiragli. E vabbè, basta graffiarti. Ti attaccheranno tutti adesso. Visto. Siamo qui pronti. Ok. Oh, uno stack. Ma siamo. Possiamo affrontarlo. Guarda, te adesso. Ora lì. Oh mio Dio, quanto poco gli abbiamo fatto. Ho qualcos'altro per ucciderlo. Questo non lo posso usare perché è del mio cliente. Non ho altro per fargli più male del solito. Escape Orb, Clear Gummy. No. Vabbè. Si può comunque fare, possiamo comunque vincere, però usiamo Aerial Ace. 21 contro i 17. King Nick veramente prende i danni come un campione dei pesi massimi. Ok.
non è la cosa peggiore che potevano fare. Un miss va bene. Il colpo che mi ha fatto prendere questa cosa. Oh, come ci siamo salvati. Non è possibile riuscire a salvarsi in questo modo. Meno male. Siamo a un passo dalla grandezza. Ora dobbiamo stare assolutamente più attenti possibile a non trovare nessuno in questi corridoi. Se quel doppio calcio avesse colpito entrambe le volte saremmo mortissimi. Lì ci sono le scale, ma io non sto cercando le scale. Io sto cercando... Chi sto cercando stavolta? Così... No, ho sbagliato. Chi sto cercando stavolta? Così poi lo posso infamare come quel maledetto Beedrill. Ok, un Bagon. Bagon, Bagon, Bagon. Ne sto ammazzando a miliardi di Bagon. Però appunto almeno è un Bagon, quindi non vola, non va tra le pareti. King Nick, ti aiuto da lontano, eh? Guarda, ti aiuto da lontano assolutamente. Tirerò dei paletti di legno, perché secondo me questo è... Non è possibile mancare così tanto spesso. Vabbè, ma non mi posso più lamentare, considerando che quel Nidorina ha mancato nel momento migliore. Ho una paura di morire a neanche un piano di dalla riuscita di tutte le missioni. Oh, mio Dio, questi paletti. Ok, Ekans è morto. Bravo Sheldon, bravo Sheldon. Fai da supporter. E ora noi colpiamo da di qua. Bravissimo. King Nick, sei sempre più fantastico. Nonostante tu non abbia adesso le mosse. Un'altra frustrazione. Sarei tentato di impararla. Sarei molto tentato di impararla. Li ho visti proprio all'ultimo, anche loro. Ok, impariamo. Però, sì dai, impariamo frustrazione. Non ha senso mettermi qui e dire no, ma la tengo, no, non la tengo. Usiamo. Anzi, la insegno a King Nick. Sì, la insegno a King Nick. King Nick, adesso sei frustrato. Sei felice di questa cosa? Vai. 35, non 45. È comunque buono. 35 fissi in questo momento sono comunque buoni. Mamma mia. Non fategli così tanto male, però. Ne ho solo uno di questi, adesso. Ok, si sono staccati. King Nick? King Nick? Non è morto. Ti devo rimettere di usare solo le mosse. Ma loro lo possono fare senza un coso. Non è valida questa cosa qui. Loro possono staccarsi senza la buca. Maledetti bastardi cheater. Dai. Puoi farcela. Bravo King Nick, bravo. Oh, vuoi imparare una nuova mossa? Cos'è questa cosa? Che mossa è questa? Oh, vabbè. No, preferisco che tu abbia Leer. Sì. Bravissimo. Tutto due, due, due. Tutto due. No. Porca. Troppa gente in questo dungeon. Troppa gente e non c'è quello che cerco. Ecco. Non ho più Baccarance, lo sai, vero? Non ho più Baccarance. Per te. Ma sono sicuro che tu te la possa cavare. Ne sono assolutamente sicuro, guarda. Ops. E a quanto pare non ne ero così sicuro.
Ok. Io veramente non ho nessun oggetto in questo momento che mi può aiutare, vero? Proprio niente. No. No, non ho nulla per fermare questo coso. Questa cosa terrificante che per ora però non mi sta facendo male. Sheldon credo che abbia altre mosse, però sì, potrei anche sacrificarlo. Fanno schifo le sue mosse. Allora, gli caviamo questa. Sheldon, vai. No! Non colpitemi dal lato. Sheldon non ha fatto esattamente una... No, 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 no. Mantovano, perché mi hai ricordato che Sheldon poteva combattere? No. Ok, però è andato dall'altra parte quel Nidoran. Ok, tu avrevi preso un sacco di danni. Muorici. Ok. Due Sheldon! No, 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 no. Non possiamo farcela, non possiamo vincere. Ma lo Escape Orb dopo non prendo le cose. Non credo di prendere le ricompense per le missioni. Fa uscire il team dal dungeon istantaneamente. Porca troia, non volevo che finisse così. Ma è l'unica. Non posso assolutamente fare nient'altro adesso. C'è anche un Nido qui incazzata che sta tranquillamente girellando. Devo scappare. Che dolore al cuore fare questa cosa. Oh, invece sì, le prendo le ricompense. Va bene, allora mi consola la cosa. Grazie per avermi salvato. Prendi 200 poke. Ottimo. Anche un Pecha Scarf, va bene. Venderle dovrebbe darmi abbastanza. 40 punti avventura. Nidoran femmina. Maledetto. La tua specie. Ha paura, fanno tutti paura. Decoy Orb. MT Energy Ball, non è male. Anche perché colpisce da lontano. Però non abbiamo Pokémon di tipo erba, quindi. Anche un Team Elixir. Oh, un Elixir che funziona per tutti. Mi piace, mi piace. Un'altra Pecha Scarf. Ce le stanno tirando dietro. Le venderemo presto. Un altro Beedrill. 250 poke. Non male, non male. 80 punti avventura. Dal bronzo all'argento. Che in realtà il bronzo è smeraldo e l'argento è bronzo. Perché questo è bronzo. Va bene. Una Wonder Gummy. Non so cosa faccio. E l'ultima che siamo riusciti a fare. 200 poke. Ancora una Yellow Gummy, 40 punti avventura. Ok, cosa vuoi dirci, Slowking? Ah, niente, pensavo ci volesse. Oh, aspetta, Vesto voleva dirci qualcosa. Conoscevi lo shop di Gastrodon? No. Lo gestiscono un marito e una moglie. Sono andati in viaggio, quindi il negozio era chiuso. Adesso che sono tornati, il loro negozio è di nuovo in affari. Guarda da quella parte, quel negozio. Dun 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 dun. Ah, quello che era chiuso. Qui puoi. Pensavo che in realtà diventasse la nostra casa, invece no. Non abbiamo una. Ricordiamoci che noi in questo gioco non abbiamo una casa. Salviamo al pozzo. Quindi, letteralmente, noi. Dormiamo accanto a un pozzo. Puoi trovare oggetti che non possono essere trovati allo shop di Kecleon. Oh, ok, vedi? Probabilmente me l'ha sbloccato perché abbiamo trovato le scatole o perché in quel dungeon era il primo in cui potevi trovare le scatole, i tesori, gli scrigni. Perfetto, adesso è aperto. Chissà cosa ci possiamo trovare. Vediamo. Ah, guarda, apriamo
quei due scrigni e poi chiudiamo. Ciao, Gastrodon. No, non è quello che mi serve. Lo so, l'ho già fatto. Lo so. Ah, perché sono andato su info. Giusto, perché non c'è un exit, devi premere solo B. Oh, 100. Subito. Lightbox. Perfetto. Cosa c'è qui dentro? Perfetto. Si va. Non sono sicuro. Puoi farcela. Puoi farcela. Unboxing. Troveremo una ultra rara in questo tesoro, in questo scrigno. Gastrodon. E abbiamo trovato un Illseed. È una non comune, direi. Ah, e basta. Un pochino deludente questo unboxing. Ma adesso abbiamo la Denti Box, che non mi ricordo assolutamente cosa voglia dire denti. Ma sono sicuro che qui assolutamente non sono sicuro di farcela. Oh, tesoro, puoi farcela. Puoi farcela, tesoro, vai. Non arrenderti. Yeah! Gastro. Ecco l'ultra rara. Ecco. Ci ho provato e dentro c'era Team Elixir. Oh, mica male. Proprio niente male. Ah, delicato. No, non ho altre treasure box. E quindi andiamo a salvare. Perché io avevo aperto questa sessione non ricordandomi se avevo salvato o no la precedente. Quindi avrei dovuto di nuovo trovare quel Beedrill. Quindi salviamo. Ha anche salvato molto velocemente. E con questo bellissimo Torchic, che è sempre più tenero. Guardate ma bello che è. Che, boh, dove lo posso mettere? Qui vicino a Bibarel. Vi salutiamo. Grazie a tutti per essere passati. Grazie Nemi, grazie Fable, grazie Mantovano. Grazie King Nick per esserci stato per praticamente tutta la live. E quindi ci vediamo molto probabilmente mercoledì prossimo, sicuramente sempre a quest'ora qui. Quindi dalle 6:30 alle 7:30. Oppure forse, se non sono troppo impegnato, potrei riuscire a fare una live anche domani o domani l'altro. Però non ne sono sicuro, quindi mi dovrò affidare alle affidabilissime notifiche di Twitch. Quindi, grazie a tutti per essere passati. Se volete passare anche dal canale YouTube, lascio il link con il comando. Quindi YouTube. E per ovviamente il pubblico di YouTube, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao!